una regola generale e diciamo chi comunque diciamo, lavora seriamente, ad esempio Israel Lena ha imbottigliato anche il 2002, 2003 è difficile che salti un anno, anche perché ha un'età media, un vigneto, una sensibilità particolare, lavora, insomma, dice lui, anche regime diciamo naturale, dinamico molto accentuato, quindi un ecosistema che reagisce in maniera molto naturale alle varie sbarazioni climatiche. Comunque il fatto sta che comunque fa piacere riassaggiare il 2003, ho assaggiato ultimamente due o tre riserve del Chianti Lazio 2003 da lavandinare di volata, quindi cioè veramente comunque grandi vini con ambizioni ma assolutamente improponibili, proprio slegati, caldi, amari, ecco proprio, e oltretutto monolitici, fissati dove erano 5 anni fa e a voglia di dire evolveranno, no, non, assolutamente no. Quindi il 2003 però per esempio se non so, ho assaggiato Biondi Santi, cioè Sangiovese, quindi insomma il riferimento è spesso quello, il 2003 di Biondi Santi invece è straordinario, non fece la riserva, uscì col Chianti normale, col Brunello normale e fu una buonissima, eccezionale, incredibile, però chiaramente sono altri vigneti, altri microclimi. Qui siamo a San Casciano, quindi zona fiorentina, sapete De Marchi è piemontese, quindi insomma abituato ai vitigni un po' difficili e caparbi, e il Cepparello specie negli ultimi anni si è diciamo rispetto a Fracciarello che è un grandissimo successo commerciale di punteggi e di esplosione di boom, il Cepparello nel posto degli appassionati diciamo ha sempre avuto un posto di riguardo fino all'ultimissima esploit nelle ultime guide, per esempio è stato veramente premiato da tutti negli ultimi anni, probabilmente quello più premiato insomma per quel che vale, però ecco diciamo che sicuramente è diventato uno dei riferimenti del Sangiovese in Toscana. E colore direi classico da Sangiovese ma non dal 2003, che comunque erano un'annata dove le colorazioni erano spesso più anche più esagerate, anche perché erano gli anni comunque ancora gli anni d'oro della barrica e del legno. Questo invece siamo a un colore diciamo classico da Sangiovese, ha un naso che ecco note di estrema cottura e super maturazione direi che non ce ne sono, non è un frutto intensissimo che spicca, che salta fuori dal bicchiere, se avete messo il naso accanto nel Fracciarello avete sentito immediatamente la differenza, ma lì è proprio anche la differenza di stile, però in generale il Cepparello non è mai iper fruttato, è molto intenso, molto elegante, ma non è un corpo così esagerato, a parte quando è giovane ovviamente, ma qui siamo già diciamo un bel po' di anni. Quindi però ecco, sentite la componente del Sangiovese, direi che viene fuori in maniera molto grandissima, viene fuori una nota molto, molto terrosa, molto di ferro, per zone situazione minerale, la frutta sottospirito, anche qui l'amarena sicuramente, le note di resina, di pino, di un po' di leggera macchia mediterranea, una nota quasi quasi anche qui sul ginepro, una nota leggermente dolciastra che viene fuori al naso, che sembra una peperosa, una nota un po' fra il grasso e il dolce, no? Che viene fuori al naso un po' particolare, che stacca un po' su diciamo un quadro globale che invece è un pochino austero, un po' appunto una Sangiovese invecchiata. Ecco in bocca è la componente più difficile, quindi che per esempio il vino è si parlava di tannini immaturi, qui assolutamente non è questo il caso, il tannino è di una finezza direi esemplare, sicuramente è un tannino evoluto, che un vino, anche un vino sentite che non ha percentuali di residui di evoluzione molto interessanti, l'acidità direi che tannino è ancora ben vivace, l'acidità invece è già un pochino un po', non spenta ma comunque diciamo che siamo al punto massimo probabilmente di evoluzione, perché c'è ancora questa bella frutta, queste sensazioni speziate e non c'è ancora nessun accenno a quella che è diciamo sensazione terziaria, evoluzione, però ovviamente l'acidità è giusta, diciamo altri due o tre anni e questa acidità comincia a essere un po' di sotto di quello che lo rende estremamente più, però ecco bevuto stasera direi che non si fa fatica a anzi direi forse che è estremamente bevibile anche da solo, no? Senza abbinamento è in un momento un po' magico per un'annata diciamo non grandiosa come la 2003, direi che questo punto di evoluzione è perfetto diciamo, difficile, ecco molto vorrei puntualizzare sul tannino che effettivamente quando si dice no, tannino carezzevole, sentite com'è, si sente, no? Queste piccole punzecchiature ma sono molto, molto leggere, e però il vino è ancora tutta la sua struttura, la sua vitalità, la sua impostazione, quindi ecco una
uno dei pochi 2003 diciamo che hanno, che sanno da una parte leggere l'annata e dall'altra però essere fedeli a se stessa, a quell'eleganza che ha il Cepparello, che è un più piemontese diciamo fra per forza di cose fra i sangiovesi toscani, però c'ha questa eleganza che a volte è anche troppo sulle sue, invece nel 2003 ovviamente è un pochino più largo, un pochino più piacevole, addirittura leggermente dolce, no? Sembra in bocca. A livello di alcol siamo sui 14, quindi non è nemmeno esagerato, però per il Cepparello sia un po' più elevato della media, ma questa dolcezza può anche essere un minimo di qualche zucchero residuo, diciamo, però direi che non disturba, cioè inquadrandolo nel 2003 direi che ce l'aspettiamo e lo beviamo piuttosto volentieri.